In un'intervista a Repubblica, Giuliano Amato parla della tragedia di Ustica e punta il dito contro i francesi, mentre si aspetta di vedere cosa uscirà nell'inchiesta bis sulla strage condotta dalla Procura di Roma. L'ex premier dichiara che il 19 della Litavia precipitato vicino ad Ustica il 27 giugno del 1980 era stato abbattuto da un missile francese. Era scattato un piano per colpire l'aereo sul quale volava Gheddafi, ma il leader libico sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi. Adesso l'Eliseo può lavare l'onta che pesa su Parigi. Dopo 40 anni, sottolinea Amato, le vittime innocenti di Ustica non hanno avuto giustizia. Perché continuare a nascondere la verità? È arrivato il momento di gettare luce su un terribile segreto di Stato, o meglio, un segreto di Stati. Potrebbe farlo il presidente francese Macron, anche anagraficamente molto lontano da quella tragedia. E potrebbe farlo la NATO, che in questi anni ha tenacemente occultato ciò che accadde nei cieli italiani. Chissà, ora parli, avrebbe grandi meriti verso le famiglie delle vittime e verso la storia. Non sarebbe quindi stata una bomba, come più volte ipotizzato, la colpa è dei francesi con la complicità degli americani. La versione di fatti più credibile continua Amato e quindi quella della responsabilità dell'aeronautica francese, complici gli americani, a chi partecipò alla guerra aerea nei nostri cieli quel 27 giugno.